Chiara Vecchi, sei la capoballetto, visto che stavi gestendo molto bene la tua squadra, anche oggi in questo Porte Aperte al Teatro Nazionale ha voluto partecipare e fare questo stage di danza. Come ha risposto la gente a questa giornata? Mi sembra molto molto bene, sì. Nonostante il tempo e la pioggia. Sono meravigliosi, sono tanti, sono di età completamente diverse, hanno voglia di ballare, di scatenarsi e di entrare un po' nel nostro mondo, ed è la cosa più bella, perché riuscire a farli entrare nei nostri posti, no? Dove proviamo noi, dove noi viviamo tutto il giorno, in pratica è la cosa più bella, assolutamente. È bello fare vedere anche il dietro le quinte degli spettacoli. Perché la gente è curiosissima, non si accontenta più di vedere solo lo spettacolo, è curiosa di sapere come funziona, quindi è bello riuscire a spiegarglielo. Tra l'altro alla stage aveva mandato anche le audizioni in televisione, sì. Quindi è una cosa abbastanza innovativa. Sì, assolutamente, le persone ormai sono troppo curiose di sapere quali sono i trucchi di questo mestiere, no? E riuscire a farli entrare piano piano nel nostro mondo, nella nostra mentalità, anche nella nostra fatica e nello spiegare che è tanto bello quanto faticoso e laborioso fare questo mestiere, è bello, è una cosa nuova, però ci vuole, insomma. Ecco, visto che sei anche capoballetto, raccontaci un po' come gestite le coreografie, quelle vere, quelle in scena che fate tutte le sere, sì. Perché ci sono dei movimenti coreografici molto belli, dei veri balletti con un gruppo di sister con questi abiti imponenti e bisogna ballare su quelli, con quelli. Esattamente, non è facile, ma ho un cast meraviglioso, sono 20 ragazze bravissime, professioniste che lavorano da anni in questo settore, quindi hanno fatto... Ma non tutte ballerine comunque, tutte è quello. Quindi tante cantanti che però sanno che facendo musical devono assolutamente saper muoversi e saper stare sul palco anche facendo le coreografie, e tenere pulito questo spettacolo è faticoso perché è tutto molto preciso, perché è uno squadrone di suore che si muove tutte quante insieme, quindi hanno dei numeri e degli spazi molto precisi da rispettare, però a livello di energia è un cast meraviglioso, è facilissimo pretendere da loro l'energia giusta per il palco perché hanno troppa voglia di farlo bene. È vero che il cast, quando si vede tutto insieme, diventa un corpo solo. L'energia si unisce, le forze si uniscono e l'empatia arriva poi al pubblico. Quindi grazie per queste emozioni e continuiamo il giro dietro le quinte di Sister Art. Grazie. Ciao.